fresco, ma comunque di quasi Ferragosto, e sono stato invitato ad ascoltare questi diffusori Blue Moon LS1, giusto? Non dico male. E invito da parte di Bruno, che ho accolto con entusiasmo perché ero molto curioso di questa realizzazione. I diffusori sono dei diffusori importanti. Quando uno entra in sala vede due oggetti di dimensioni decisamente generose, costruiti, devo dire, dal punto di vista proprio della realizzazione in modo impeccabile. I mobili sono fatti secondo veramente le regole dell'arte, e trasduttori importanti. Una tipologia di diffusore, se vogliamo, abbastanza poco consueta, probabilmente anche in virtù delle dimensioni, ma non capita spesso di imbattersi in diffusori diciamo, di questo tipo. Però, insomma, dei diffusori che mantengono in qualche maniera la loro promessa di un suono grande, di un suono imponente, però non per questo, e devo dire questa è la cosa che mi ha colpito e che mi è piaciuta, non è un suono, come posso dire, eccessivo, non è un suono sparato, è un suono, anzi, a tratti, devo dire, quasi caratterizzato in senso intimista. E molto buono, quello, diciamo, da questo primo ascolto che abbiamo fatto oggi pomeriggio, mi è sembrato il raccordo tra le varie gamme di frequenza. Stiamo parlando di un 4 vie, quindi comunque un diffusore complesso da realizzare. E però, ecco, realizzato in maniera assolutamente esemplare il raccordo, diciamo, tra le varie bande di frequenza, che denota una cura progettuale, oltre che costruttiva, una cura progettuale al monte non indifferente. E probabilmente posso supporre che è un diffusore che richiede una notevole cura e una notevole abilità nella messa a punto, perché comunque dimensioni di questo genere fanno sì che le interazioni con l'ambiente d'ascolto siano decisamente critiche. Noi ne abbiamo avuto prova oggi pomeriggio ragionando un po' sull'immagine, che a me sembrava un tantinello sbilanciata verso l'alto, come se privilegiasse l'asse delle Z. Ci siamo resi conto che muovendo due cose nell'ambiente d'ascolto il tutto si è riequilibrato, il che significa che comunque è un diffusore che, come posso dire, mette in evidenza qualsiasi particolare della sala d'ascolto, della catena, fine anche dell'incisione, perché se l'incisione non è proprio al meglio lo si nota immediatamente. Quindi sono degli oggetti che insomma, per appassionati competenti. Comunque, da quello che mi sembra, dal primo ascolto piacevolissimo effettuato nel pomeriggio, mi sembra che siano veramente su un'ottima strada, e penso che le successive messe a punto, i successivi aggiustamenti non potranno che migliorare ulteriormente. Dal punto di vista estetico, il mio personalissimo giudizio va a favore, ma ripeto, è un giudizio totalmente personale, di questa che qui vediamo smontata, che dovrebbe essere la versione bicolore, quindi in cui c'è la parte centrale in legno naturale, che per i miei gusti così è maggiormente interessante. Mi sembra che alleggerisca un pochettino questo volume, che insomma è piuttosto importante, quindi un alleggerimento non basta. Comunque mi sento di fare i miei auguri per questa iniziativa e augurare ogni fortuna a questo neonato marchio. Grazie.